Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi il canale compie 6 anni e per l'occasione ho deciso di pubblicare questo speciale video reaction ai primissimi video del canale. Vi giuro che ho una voglia matta di tagliare le dita all'Andri del passato che ha cancellato molti dei primi video pubblicati sul canale, ma fortunatamente ce ne sono ancora alcuni disponibili privatamente, quindi non potete ancora vederli, li vedrete in questo video, tra cui anche il primissimo video in cui parlo e capirete perché ho inserito le virgolette nel parlo. Prima di iniziare, come sempre però, vi invito a seguirmi su tutti i social, i link sono tanto nella descrizione, assieme al link di Pumpling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate questo fantastico design per t-shirt, poster e tanto altro. Al momento c'è una grandissima promozione, ovvero una t-shirt gratis per ogni 2 acquistate, e di gratis non avrete solamente la t-shirt, ma anche un paio di calze se al momento del pagamento inserirete il codice ilpensiero4. Io direi di passare subito ai video, così posso traumatizzare voi e ridicolizzare me. Questa è l'interfaccia ovviamente dei video pubblicati, fra poco dovrebbe arrivare la recensione della sirenetta, ma questo è un altro paio di maniche, prima pubblico questo video. Direi di passare subito alla gestione video, così posso vedere i video in uscita. Oh, svelato un video che non dovevo svelare. Ecco, questi sono i video pubblici al momento disponibili sul canale. Questo a voi spunta come primissimo video, effettivamente è così, è il primo video disponibile pubblico sul canale. E perché no, direi di iniziare proprio da questo, che è stato pubblicato il 25 maggio 2018, quindi un anno meno un giorno dopo l'apertura del canale. Ovviamente prima di questo ce ne sono stati tantissimi altri di video che sfortunatamente sono stati eliminati dallo stupido Andri del passato. Come potete vedere è l'albero genealogico dei Re Leone, un video originalissimo che non troverete da nessun altro canale su YouTube, davvero. Già ai tempi c'erano forse 24-25 video sull'albero genealogico del Re Leone. Fatto sta che comunque questo video è il primo disponibile, è andato anche abbastanza bene con il tempo e andiamo a vedere qualche piccolissima parte. Spero la canzone non sia copyright, almeno non ricordo. È solo la canzone per tutto il tempo. Immagini prese da fan art, robe varie. Ottimo font. Guardate, con la filigrana nelle immagini fake, ovviamente. Ottima qualità, come sempre. Soprattutto nei primissimi video la qualità era stupenda. La scelta della canzone è stata appropriata, però, perché mi piace ancora ora. Cambio formato così a caso, comunque basta, va bene. Andiamo magari alla fine, velocemente, perché ricordo che mi piaceva davvero la mia scelta di editing, di mettere un certo drop della canzone ad un momento interessante del video. Interessante. No, non era un drop, forse era la parte questa qui. Che qualità. Ok, sì, non era un drop, era un momento di conclusione. Se volete altri video con altri rametti, basta, no. Inutile dire che non ci furono altri video degli alberi genealogici, anche se comunque nei commenti, io che commento altri rametti, da solo, ok, nei commenti qualche altro rametto c'era. Ora, giusto adesso non ne trovo. Qui vi siete dimenticati di Kion, vi siete le mie 24 personalità. 2022, ok, c'è qualcuno che l'ha visto di recente. Altri rametti. Non avete avuto un altro rametto. Qui c'è la prima teoria disponibile, perché ce ne furono altre prima di questa, però è quella che è rimasta. Anzi, tempo fa era anche privato questo video, non so perché l'ho rimesso pubblico. Magari ricontrolliamolo, vediamo. E quindi ciao a tutti ragazzi. In questo video andremo a parlare di una teoria su Toy Story 4, il nuovo film che uscirà nel 2019. Ma prima di iniziare con la teoria, vi chiedo intanto di iscrivervi. Ok. Non mi sarei mai iscritto. Attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e di lasciare un bel like. Grande le grafiche. Per supportarmi. Schermo nero a caso. Ora possiamo tranquillamente iniziare. La canzone per non avere il copyright pisciata. Non avete fatto altro che in questi ultimi tempi di cercare il trailer di Toy Story 4. Quindi, per chi ha già visto il teaser trailer vibrazione di Toy Story 4, vada al minuto dimezzata. Scritto in sovraimpressione. Chi ancora invece non l'ha visto, resti a guardarlo.
allunghiamo il video perché non ho tantissimo da dire, mettiamo il teaser trailer per intero di Toy Story 4. Grande, ciao. Andiamo al minuto che hai detto. Questo, boh. Ovviamente volete vedere il teaser trailer. Il trailer originale di Toy Story 4, vi lascio i due link in descrizione. Ma ora parliamo della il teoria. Il video parte vera e a 1:50. La teoria spiega che in Toy Story 4 tutti i giocattoli moriranno. Ed è stato così. E ora vi spiego anche il perché. Ok. Già nel teaser trailer c'è qualcosa che fa capire la morte di tutti i giocattoli. Mm-hmm. Come il cielo per sfondo. Oppure... Che era praticamente la carta da parati di Andy. Poi potrebbe anche essere la bambina che ci gioca, però sempre teoria. Sempre teorie. Registrato con il e telefono. E poi avrete di sicuro notato questo nuovo personaggio, che è un cucchiaio con delle cannucce come braccia, che tiene a farci notare che non è per niente un giocattolo. E se fosse proprio lui... La teoria dice che era lui il villain e che avrebbe ucciso tutti i giocattoli. Andiamo avanti. Qui contentissimo di aver azzeccato effettivamente la teoria per Steve Rogers. Infatti, video del 16 dicembre 2018, Endgame è poi uscito ad aprile del 2019. E effettivamente Steve è rimasto nel passato, ma era una cosa comunque abbastanza prevedibile. Però interessante che sia uscito un video del genere sul mio canale e io abbia azzeccato. Poi qui abbiamo il primissimo video di Coraline, che è stato l'inizio della conoscenza del pensiero di Andrew un po' online. Infatti molti, anche di voi, alcuni sono rimasti, mi hanno conosciuto con i video di Coraline. Questo è il video con più visualizzazioni in assoluto dell'8 Coraline e la Porta Magica, che ovviamente è uno dei miei film preferiti. Salve ragazzi, in questo video vedremo già un po' meglio di Toy Story 4, però non ci siamo ancora, assolutamente no. Coraline aspettate è che la Porta Magica. Già la qualità è orrenda all'inizio. Ah, 720p, però, ok. Però se non avete visto il film, uscite subito dal video perché ci saranno pesanti spoiler. Ottimo ritaglio dell'immagine. Io vi ho avvertito. Iniziamo col video. E se vi dicessi che Coraline è ancora succube dell'altra madre? Bene, ve lo dirò in questo video. Si iniziano video. A fare serie le cose. In realtà Coraline, dopo essere entrata nell'altro mondo, non è più uscita. A parte questo, che belle le... come, se l'abbiamo le soundtrack vista entrare di Coraline, tre volte. Tralasciando che sono picciate anche queste Coraline per il copyright. È entrata la prima volta, e tutte le volte in cui torna nel presunto mondo reale... Ok. Sapete per quale motivo ho aperto questo video, oltre perché appunto è il video con più visualizzazioni in assoluto di Coraline? Perché... Se ricordate bene, il 1 aprile di quest'anno ho pubblicato un certo video. Le teorie torneranno, e tralasciando il fatto che è stato pubblicato il 1 aprile, no, non era uno scherzo, le teorie torneranno veramente, e tra i primi video di ritorno del canale ci sarà il remake di questo video su Coraline. Grazie, grazie. Aspettatevi quindi il remake del video Coraline è ancora in pericolo, teoria. Poi, come potete vedere, sono stati pubblicati tantissimi video su Coraline, tanti tanti tanti, altre teorie, che andavano ovviamente bene ai tempi, soprattutto quelle di Coraline, ma anche l'era glaciale, Shrek... I cartoni su questo canale andavano abbastanza bene, non è qua limitata, non so per quale motivo, perché Fiona è cannibale, va bene. E siamo arrivati qui a 10 curiosità sulla casa di carta, che è privato, ed è privato soprattutto per un motivo, ovvero l'intro del video. E mi sembrava una cosa figa. E salve ragazzi, in questo video doppiato vedremo 10 curiosità sulla casa di carta, vista l'uscita a luglio della terza stagione. Ma prima di iniziare... Ok, basta, solo l'intro era la cosa. Non voglio vedere altro, anche perché della casa di carta non me ne può fregare nulla adesso. Tra l'altro era la camera prima di questa e è sempre carino rivederla. Coraline, Marvel, Gumball. Questo è il video con più visualizzazioni in assoluto del canale, non solo con un solo tema. Qua ci sono quasi... mezzo milione di visual, mezzo milione, non 500.000, non si dice 500.000, mezzo milione è più bello. Il video non è bello però, in confronto. Andiamo a vedere. E salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video del pensiero di Andy. Anzi qui la qualità... In questo video no, sempre 720p. Il finale della serie originale sempre Cartoon Network, grande Lo Andy. Straordinario mondo di Gumball. Non c'è neanche bisogno di dirlo, se si parla di finale si parla anche di spoiler. Perché infatti l'ultimo episodio della sesta stagione, cioè la conclusiva, è uscito solamente qualche giorno fa negli Stati Uniti. Quindi vuol dire che in Italia deve ancora uscire. Io l'ho visto con il cugino uscire. Americano che vive in... Quindi se appunto non volete rovinarvi il finale della serie,
uscite da questo video e tornate fra qualche mese, quando l'episodio sarà arrivato anche in Italia. Ma prima di ragazzi, lavorare, com'è che questo video c'ha quasi 500 milioni? Il film che non è ancora arrivato e che non arriverà perché è stato cancellato. Marvel, Gumball, i Simpson, Gumball, iCarly, Stranger Things. E da qui inizia poi un'altra carrellata di altri video che sono andati un po' virali in quel periodo, nel 2019, nell'estate 2019, ovvero su Stranger Things, perché usciva la terza stagione, che io ho apprezzato tantissimo e continuo ad apprezzare, la quarta è molto meglio però. Gumball, spiegazione del finale di Stranger Things 3, video in cui non mi ripeto affatto. Salve ragazzi, la terza stagione di Stranger Things è arrivata e i binge watchers l'hanno vista tutta il giorno in cui è uscita. E poi ci sono io, che ho finito di vederla solamente ieri. Inoltre mi sono consultato con un po' di amici e abbiamo dedotto che la terza stagione è la migliore di tutta la serie. Voi che ne pensate? Vi è piaciuta la terza stagione? E soprattutto scrivetemi nei commenti qual è la stagione che vi piace di più. Questa stagione è diversa dalle altre per molte cose, ma soprattutto perché in questa stagione è presente una scena dopo i titoli di coda. Questa scena non è tanto chiara, allora in questo video cercherò di spiegarvela al meglio. Al meglio? E questo è un... Non me lo aspettavo. Ma prima di iniziare vi chiedo di lasciare like al video. Vabbè, comunque. Con Stranger Things arriva anche un certo effetto nel canale, ovvero uno strascicamento nelle vocali finali delle mie parole. Ed è una cosa che permane per molto tempo, soprattutto in quell'estate 2019. Comunque qui c'è un altro video privato che aprirò solamente dopo aver visto qualche altro video su Stranger Things, perché in questo video soprattutto, è uno dei primi in cui mi si vede. Direi di passare velocemente al video, ecco, colpa di Dustin, dove davvero lo strascicamento delle vocali si sente molto di più tra tutti quelli pubblicati. Non so come riuscivate negli a sentire giorni, non so come riuscivate appunto a sentire questi video. Comunque sì, mi metto like ai miei stessi video. Di Stranger Things si sono scagliati verso il personaggio di Dustin e di Susie solo per una piccola e inutile scena che però ha cambiato il destino della serie. Ne parlerò in questo video. Ma prima di iniziare, schifo, come sempre vi chiedo, schifezza, like, che schifezza, non posso sentirmi. Meno male che però questi video non li ho levati, almeno così. Mamma mia. Qui collaborazione. Qui Will è gay. E ho azzeccato. Sia per Will che anche per l'attore che lo interpreta. Chi sarà il nuovo Spider-Man? Mamma mia, qua è il periodo in cui Sony si è ripresa Spider-Man, giustamente anche. E questo qui, quello che vedete adesso privato, è appunto, come c'è scritto nel titolo, il mio primo video. Primo video in assoluto in cui mi faccio sentire, non primo video proprio generale. E lo sentiamo per ultimo. Prima però, appunto, andiamo a vedere qualche video in cui mi faccio vedere tra i primi. Quindi, se non sbaglio, era questo qui privato, sì. Ragazzi, vi presento Landry del 2019. E salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo... Ripreso con un telefono Lenovo, non ricordo nemmeno il modello. Teorie che vi rovineranno l'infanzia. Ma se volete supportare questa serie, quei Lego da qualche parte li ho ancora. Iscrivetevi e attivate la campanella. La campanella. Molti di voi che guardate i video non sono ancora iscritti. Questa è un'occasione per farlo, basta solo cliccare quel bottoncino rosso che trovate accanto al mio nome. Ma iniziamo subito. Sigla. Ah, vero, non mi sono soffermato sulle sigle. Ma? Grandi hai! Nella versione originale di Cappuccetto Rosso, quest'ultima aiutava il lupo a mangiare la nonna. Aspetta, 10 teorie e curiosità. Ok, curiosità c'è pure scritto. Ma assolutamente non è una teoria. Ash del cartone giapponese Pokémon è in realtà in coma. Questo lo si può capire dal primo episodio. È in realtà, quindi ufficiale. Non colpisce con una scarica elettrica. Vabbè. Ed è anche per questo che nel cartone nessuno invecchia. Ash, che è un bambino di 10 anni, può uscire dove vuole. E soprattutto il Team Rocket non sono veri antagonisti. Pensa. Ogni persona, effettivamente, Winnie the Pooh rappresenta un disturbo. Christopher Robin è la schizofrenia. Christopher? Winnie the Pooh, disturbo. Chi è Christopher? Pimpy, disturbo dell'ansia. Tigro, ipermania. Bellissimo il... a ogni taglio. OCD. Sono comparso per pochissimo che stavo leggendo nel telefono. Eccomi. Ora sono contento. Di nuovo Winnie Pooh.
okay. Mangiar mi va. Si parla ancora di Winnie the Pooh. Infatti si pensa che il bosco di 100 acri sia in realtà un ospedale. Così, a caso, finisce. Si pensa che sia un ospedale. Punto. Finita la teoria. Vabbè raga, basta. Andiamo avanti. Andiamo avanti finendo in realtà, perché già siamo a quanti? 20 minuti di video, anche di più. Almeno di registrazione, sicuramente di finale non saranno 20 minuti, ma vediamo. Andiamo all'ultimissimo video che vi faccio vedere in questa reaction. Vabbè, qui c'è Peppa Pig. Andiamo al video, al primissimo video in cui parlo. Dico, parlo. Anche se piccola chicca, veloce veloce, guardate qui in questo video di... Esistono. Non voglio guardare il video, guardate nei commenti. Boom, Mr. Flame del Cerbero, che mi scrive castronerie. Grazie. Ma dov'è il video? Eccolo qui. Ragazzi, mi sa che non siete pronti, ne avete viste tante in questo momento per il passato del canale, ma non siete pronti a questo. Primissimo video in cui decido di far sentire la mia voce. 3, 2, 1. Finalmente qui con la mia voce, anche se un pochino modificata. Direi proprio di iniziare con la prima. Non solo la canzone pitchata, ma pure la mia voce surale. Velocizzata. Sapevate che aveva un fratello perso in battaglia su Azeroth per del padre Trigon? Continuiamo col dire i vecchi componenti dei Teen Titans. I vecchi però componenti. Però iniziamo con Donna Troy. Donna Troy. Poi passiamo a Ave e Dove. Ave? No, no, Ave. Dopo a Freccia Rossa, che dovrebbe essere tipo dovrebbe Freccia essere. Verde come Arrow, però un'altra versione. Un'altra versione. Poi certo. C'è Dick Grayson, anche noto come Nightwing. L'accento proprio che si sente. Che cosa è successo? Beast collasso. Boy. Poi Raven, detta anche Corvina. Detta da chi? Dai cartoni che guardavi a quel tempo, ok. Una versione alternativa di Flash che sinceramente non conoscevo. Una versione alternativa di Flash che non, di cui non dico il nome, poi tra l'altro. Poi c'era anche Terra. Poi c'era anche Terra, ricordate. C'era pure Kid Flash. C'era pure. E Jakiro. Jakiro. E anche questo sinceramente non lo conoscevo. E neanche sembra un supereroe a guardarlo bene. E poi c'era anche Starfire. Anche Aqualed. Ancora, non è finito. Quanto ma sta durando? Un'altra curiosità. Letteralmente era il solo una seconda di curiosità. Di il video è 3 minuti e 55. Garfield, wow, PNG. Logan. Come si sa già, il suo potere è di trasformarsi grazie al DNA impiantato nel suo organismo dai genitori quando lui aveva 11 anni. Ma non tutti sanno che più grande è l'animale, meno il tempo in cui lui sta in quella forma. Un'altra curiosità è che ci sono due diverse sigle della serie TV Teen Titans. Una americana, l'altra invece giapponese. Le sigle vengono usate in due diversi contesti. Oh, cioè, bella. Quella americana viene usata quando la puntata è seria, e invece quella giapponese è seria. Viene usata quando è comica e anche ignorante a volte. Ma passiamo a un'altra curiosità. Sapevate che i Teen Titans all'inizio della serie avevano 14 anni, tranne Cyborg, che ne aveva 17. PNG? Curiosità bonus. Wow, sorpresina. Sapevate che la non torre me la ricordavo. Di Teen Titans era a forma di T? Chi l'avrebbe mai detto, Allora, non è che ragazzi, si differenzi così tanto dalle curiosità che hai detto in questo video, Però va bene. Ovviamente questo video ha poche visual in realtà, perché non è l'originale. Quello originale che ho cancellato sfortunatamente ne aveva molte di più, e non so per quale motivo assolutamente. Se non sbaglio risale proprio agli inizi del canale. Questo era un video del 2017, quindi avevo 13 anni, 14 anni. Ero già grandino per fare queste cacate in realtà, però comunque sì, ora i 13 anni di adesso sono sicuramente molto più bravi con l'esposizione di pensieri e robe varie per YouTube o per i social in generale, con TikTok. Tra l'altro, video curiosità, che appunto è un format che ho voluto portare più volte, iniziando proprio da questo video su Teen Titans, adesso però non vanno così tanto...
Adesso però non è che vadano così tanto su YouTube, sono più video da TikTok. A proposito, andate a seguirmi su TikTok. Ma ragazzi, il video di oggi per il compleanno del canale finisce qui. Fatemi sapere se siete mai riusciti a vedere qualche video di quelli privati o se avete visto i video che sono disponibili adesso. Se volete vederli per intero per farvi ancora più male, li trovate nella descrizione. Ho messo i link di tutti i video che abbiamo visto in questa reaction, almeno quelli che ho aperto, non quelli che sono spuntati così nella lista del Creator Studio. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Auguri a questo canale, a questo progetto che oggi compie 6 anni, deve andare in prima elementare. Andri passa e chiude. Ciao.